Capitolo 4. A ciascuno il suo fardello. «Oh, signore!» sospirava Meg la mattina dopo. «Com'è duro riprendere il fardello e rimettersi al lavoro!» Erano finite le feste e una settimana di feste non è certo la cosa migliore per metterci in grado di riprendere un lavoro che non era di nostro genio nemmeno prima. «Vorrei che fosse Natale e Capodanno sempre. Non sarebbe bello?» diceva Joe, sbadigliando malinconicamente. «Ci si divertirebbe assai meno», disse Meg mentre osservava due vesti fruste ambedue per decidere qual era la meno frusta. «È bella però una cenetta con la tavola fiorita ed essere invitati alle serate e tornare in carrozza e starsene a leggere e a riposare e non avere da sgobbare. Beato chi può farlo, come le invidio quelle ragazze. Il lusso mi piace a me. Beh, quando non si può avere è meglio non brontolare. Prendere il proprio fardello e tirare avanti coraggiosamente, come fa la mamma. Per me è un vero tormento quella zia March, ma quando avrò imparato a sopportarla senza lamentarmi, sarà come buttar via il fardello, spero. O non badarci più, perché si è fatto più leggero». Quell'idea, quell'immagine, le solleticava la fantasia a Joe e la metteva di buon umore. Meg, invece, non si rasserenava. Il fardello di Meg erano quattro ragazzi viziati e le pareva più greve che mai. Quella mattina non si sentiva neanche di curare la persona come faceva sempre, di mettersi il nastrino azzurro al collo, di aggiustarsi i capelli nel modo che le stava meglio. «Oh, a che serve lisciarmi quando a guardarmi non ci sono che quattro ragazzacci mocciosi e dispettosi? Chi ci bada se sono elegante?» brontolava nel chiudere il tiretto con una mossa violenta. «Tirare avanti, diventare vecchia e brutta e inacidita. E tutto questo perché sono povera e non mi posso godere la vita come certe altre ragazze. Non è un'ingiustizia?» E Meg discese a far colazione con tanto di muso e un umore intrattabile. Tutte avevano l'aria di non sentirsi loro quella mattina e una certa voglia di brontolare e forse anche litigare. Beth aveva mal di capo e sul sofà cercava di consolarsi con la gatta e i gattini. Amy era arrabbiata perché non sapeva le lezioni e non riusciva a trovare le soprascarpe. Joe fischiava forte a bella posta e i suoi preparativi per uscire li faceva con gran fracasso. La mamma era occupatissima. Avrebbe voluto finire una lettera che doveva partire subito. Anche Anna era nera, come sempre, quando si alzava più tardi del solito. «Ah, siamo proprio carine, tutte e quattro!» esclamò stizzita Joe, che aveva rovesciato un calamaio e rotto ambedue le stringhe delle scarpe e si era seduta sul proprio cappello. «Tu sei peggio di tutte!» ribatté Amy, mentre faceva scomparire dalla lavagnetta, insieme con le sue lacrime, una somma che non voleva tornare. «Beh, questi gattacci, se non li tieni in cantina, io te li mando ad affogare!» esclamò Meg, irritata, cercando di scrollare via i gattini arrampicati sulla schiena, inaccessibili e aggrappati come la vena selvatica. Joe rideva, Meg brontolava, Beth implorava e Amy piagnucolava, perché non ricordava mai quanto fa 7x8. «Bambine, bambine, da brave, state chiete un minuto! Questa lettera l'ho da spedire con la prima posta e voi mi fate diventare matta!» esclamò la signora March, cancellando per la terza volta un periodo che non andava. Ci fu una breve calma, interrotta da Anna, che piombò dentro, depose sulla tavola due schiacciate calde e sparì. Quelle schiacciate erano un'istituzione e le ragazze le chiamavano crostate perché di crostate vere in casa non se ne vedevano. Fra gli altri meriti, avevano quello di scaldare le mani nelle mattine fredde. Anna non le dimenticava mai, anche quando aveva molto da fare e quando aveva le lune, perché la strada era lunga e triste. Le povere bimbe non avevano altra colazione e ben raramente tornavano prima delle 3. «Raccogliti i gatti e manda via il tuo mal di capo, Bettina!» «Ciao mamma, siamo un branco di delinquenti questa mattina, ma quando torniamo saremo quattro angeli garantiti. Andiamo, Meg!» E Joe uscì, ma quella mattina sentiva che i pellegrini non si mettevano in cammino nello stato d'animo che avrebbero dovuto avere. Prima di girare l'angolo, si voltavano regolarmente a guardare, perché alla finestra c'era sempre la mamma a salutarle con un cenno del capo, un sorriso, un gesto della mano. Pareva loro di non poter tirare avanti la giornata senza quel saluto, perché, di qualunque umore fossero, quell'ultima occhiata alla mamma faceva sempre l'effetto di un raggio di sole. «Se ci minacciasse col pugno invece di mandarci un bacio, ci starebbe meglio. Quando mai si sono viste delle streghe ingrate come noi?» esclamò Joe, a cui la strada fangosa e il vento tagliente davano quasi una specie di piacere. Erano un castigo meritato. «Tientele per te certe parole»,
disse Meg dall'interno del velo in cui si era avvolta come una monaca stanca del mondo. «Perché? Mi piacciono a me le buone parole forti, che esprimono qualche cosa», ribatté Joe afferrandosi il cappello che minacciava di volarle via. «Per te ti puoi applicare tutti gli epiteti che vuoi, ma io non sono né ingrata né strega, io, e certi titoli non li accetto». «Tu sei di cattivo umore oggi e intrattabile, perché non puoi vivere sempre in mezzo al lusso. Povera Meg, aspetta che io faccia fortuna e avrai le carrozze, i gelati e le scarpine col tacco alto, i fiori e i ragazzi coi capelli rossi per ballarci, quanti ne vorrai». «Come sei ridicola, Joe». Ma le sciocchezze che diceva Joe la facevano ridere e suo malgrado si sentì più sollevata. «Buon per te che sono ridicola. Si starebbe lustre se cominciassi anch'io a fare la malcontenta e la vittima. Grazie al cielo io lo trovo sempre qualcosa da ridire e da tenermi su. Smettila un po' di brontolare, cerca di tornare a casa di buon umore. Che Dio ti benedica». Giungevano al punto dove le loro strade si separavano e Joe congedò la sorella con una manata amichevole sulla schiena. Se ne andarono ciascuna tenendo ben stretta la schiacciata calda e sforzandosi di farsi animo, malgrado il vento rabbioso, la fatica e i desideri insoddisfatti della gioventù che ama il piacere. Quando il signor March perdette tutto ciò che possedeva per cercare di aiutare un amico sfortunato, le due figliole più grandi insistettero per essere autorizzate a occuparsi in qualche modo e così, se non altro, pesare un po' meno sul bilancio della famiglia. E i genitori persuasi che non è mai troppo presto per cominciare a sviluppare l'energia, l'attività e la dignità, diedero il loro consenso. Così le due ragazze si misero al lavoro, con quella buona volontà che finisce per vincere a dispetto di tutti gli ostacoli. Margherita, Meg, trovò un posto da governante di bambini e col suo modesto salario le parve di essere ricca. Amava il lusso, lo diceva lei stessa, e ciò che più le dispiaceva era la povertà, più dura da sopportare per lei che per le altre, perché lei si ricordava il tempo che la casa era bella, la vita comoda e piacevole, e il bisogno era una cosa sconosciuta. Cercava, sì, di non essere invidiosa e malcontenta, ma era ben naturale che così giovane provasse la nostalgia delle cose belle, delle compagnie gaie, delle occupazioni divertenti e della vita felice. Tutte queste cose in casa dei King le vedeva ogni momento, perché le figliuole più grandi cominciavano allora ad andare in società e sotto gli occhi di Meg passavano i begli abiti da ballo, i fiori, le sue orecchie udivano spesso parlare di teatri, di concerti, di pattinaggi, dei divertimenti d'ogni specie. Quella gente sciupava il denaro in cose senza valore che però le sarebbero tanto piaciute anche a lei. La povera Meg di rado si lamentava, ma in certi momenti provava un senso di amarezza e di rivolta contro tutti. E non sapeva ancora quanto era ricca lei, invece, ricca delle sole cose che rendono felice la vita. Il caso volle che Joe andasse a Genio alla zia March, che era zoppa e aveva bisogno di avere intorno a sé una persona attiva. Quando venne la rovina finanziaria, la zia, vecchia senza figli, si offerse di adottare una delle ragazze e se l'ebbe molto a male perché la sua offerta fu rifiutata. Qualcuno diceva ai March che gettavano via ogni speranza di essere ricordati nel testamento, ma essi, ingenui ed inesperti, rispondevano: «Dare una figlia nostra? Mai, nemmeno per 10 fortune. Ricchi o poveri vogliamo restare uniti e cercare la nostra felicità gli uni negli altri». Per qualche tempo la vecchia non li volle vedere più, ma incontratasi con Joe presso un'amica, quella faccia di monella e quelle maniere brusche le piacquero e propose che gliela dessero per compagnia. La cosa non garbava affatto a Joe, ma ella accettò il posto, visto che non capitava nulla di meglio, e con gran sorpresa di tutti si trovò abbastanza bene con la parente irascibile. Qualche tempesta di tanto in tanto ci fu, e una volta Joe se ne venne via e dichiarò di non volerci mai più tornare. Ma la zia March si rasserenava anche presto e la mandò a richiamare con tanta insistenza che ella non poté rifiutare. In fin dei conti non le dispiaceva quella vecchia signora tutta pepe. Credo che in realtà ciò che la attirava fosse una grande biblioteca di libri molto belli che stava lì sotto la polvere e le ragnatele da quando era morto lo zio March. Joe se lo ricordava, il vecchio zio tanto buono che le lasciava costruire ferrovie e ponti coi grossi dizionari. Le raccontava storie interessanti che illustravano certe figure curiose nei suoi libri latini e le comprava un cartoccio di dolci ogni volta che l'incontrava. Lo stanzone severo e polveroso, i busti che la guardavano dall'alto degli scaffali, i comodi seggioloni, i mappamondi e soprattutto quell'immensità di libri fra i quali ella poteva
frugare a capriccio, facevano della biblioteca un vero paradiso per lei. Appena la zia cominciava il solito pisolino, oppure aveva gente, Jo scappava in quel rifugio di quiete, si accovacciava nel seggiolone a divorare poesia, romanzi, libri di storie, di viaggi, libri di figure, insomma un vero topolino di biblioteca. Ma, come accade sempre di tutte le felicità, anche quella non durava a lungo. E quando proprio Joe si trovava sul più bello di una storia, di una poesia, di un'avventura emozionante, eccoti quella voce stridula a chiamare «Giosipina, Giosipina!» E la povera Joe doveva discendere dal suo paradiso e tornare a dipanare, a lavare il camino, a leggere per ore e ore i saggi di Belsham. L'ambizione di Joe era di fare qualche cosa di magnifico. Che cosa? Non ne aveva la minima idea e lasciava al tempo la cura di dirglielo. Intanto la sua grande afflizione era di non poter leggere, correre, cavalcare finché voleva. L'indole vivace, la lingua pungente e lo spirito irrequieto la mettevano ad ogni momento in qualche guaio, e la sua vita era una serie di alti e bassi, comici insieme e patetici. Ma l'educazione che ella acquistava presso la zia Marcia era proprio quella che ci voleva per lei, e il pensiero di fare qualche cosa per mantenersi la rendeva felice, malgrado quel perpetuo Giosipina che le intronava le orecchie. Bette era troppo timida per andare a scuola. Avevano provato a mandarcela, ma soffriva tanto che smisero l'idea. E Bette studiò in casa, alla scuola del padre. Quando il padre andò via e la mamma dové dedicare la sua intelligenza e la sua energia alle società per l'assistenza dei soldati, Bette bravamente continuò da sé con tutta la diligenza di cui era capace. Era una cara bambina, amante della casa, e aiutava Anna a mantenerla netta e accogliente per le altre che lavoravano fuori, e non bramava altro premio che il loro affetto. Lunghe e tranquille passavano le sue giornate, senza che ella si sentisse mai sola e annoiata, perché il suo piccolo mondo era popolato di amici immaginari e lei era per natura industriosa come l'ape. Aveva 6 bambole da far levare e da curare ogni mattina, perché Betta restava sempre bimba e aveva per esse un affetto non diminuito dagli anni. Delle 6 nessuna era intera e nemmeno bella. Povere creature, abbandonate fino al giorno che Bette le adottava, quando erano gettate in un cantone dalle sorelle che si facevano grandi. Ogni volta la derelitta passava automaticamente a Bette, perché Amy di cose vecchie brutte non ne voleva. E proprio per tale ragione Bette ci si affezionava di più ed aveva istituito una specie di ospedale per le bambole inferme. Non più spille crudeli piantate nelle viscere di crusca e di stoppa, non più parole dure, non più botte, non più sdegnose trascuranze. Anche per le meno attraenti, Beth aveva cure, attenzioni, vesti, carezze, affetto che mai veniva meno. Persino una bambola che era stata di Joe, ridotta irriconoscibile da una vita tempestosa e ricoverata in un sacco di cenci, ne fu tratta a salvamento da Beth e accolta nel suo ricovero ospedale. La calotta cranica le mancava, ma una graziosa cuffietta dissimulava il difetto, mentre un ampio mantello copriva l'amputazione totale delle braccia e delle gambe. E le più grandi attenzioni di Beth erano proprio per quella, per l'invalida incurabile. Era ridicolo, ma anche commovente, vedere le cure che le prodigava. Le portava i fiori, le leggeva qualche pagina, la conduceva fuori a prendere aria nascondendola sotto le proprie vesti, la cullava con la ninna nanna. Non andava a letto senza prima aver deposto un bacio su quel muso brutto e poco pulito e augurato la buonanotte alla più snaturata e per questo la più cara delle 6 figliuole. Anche Beth aveva le sue pene, come le sorelle, e siccome non era un angelo ma una creatura umana, lei pure spesso faceva 2 lacrimucce, come diceva Joe, perché non poteva prendere lezioni di musica e non aveva un bel pianoforte. L'amava tanto la musica e lavorava tanto per imparare esercitandosi con gran pazienza sul vecchio sgangherato strumento che c'era in casa. Avrebbe proprio meritato che qualcuno, la zia Marce per esempio, le venisse in aiuto. Ma nessuno lo faceva, nessuno la vedeva quando era sola e le lacrime, prontamente asciugate dalla sua mano amorosa, cadevano sui tasti ingialliti del vecchio trabicolo che non voleva tenere l'accordatura. Mentre attendeva alle sue faccende, Beth cantava sempre come una lodoletta. Paziente, instancabile, suonava per la mamma e per le sorelle e sempre ripeteva a se stessa, piena di speranza: «La musica un giorno l'avrò, un giorno l'altro l'avrò, se sarò buona».
Ce ne sono tante nel mondo di creature come Beth, timide e chete, che se ne stanno nel loro cantuccio finché qualcuno non ha bisogno di esse. E del loro sacrificio nessuno se ne accorge, fino a che il trillare del piccolo umile grillo si arresta, e la dolce, consolante presenza se ne va e lascia dietro di sé l'ombra e il silenzio. Se qualcuno avesse chiesto ad Amy qual era la gran pena della sua vita, ella senz'altro avrebbe detto questo naso. Quando Amy era in fasce, Joe per disgrazia l'aveva lasciata cadere dentro il cofano del carbone e lei sosteneva che quell'accidente le aveva rovinato il naso per sempre. Quel naso non era né lungo come quello di Pinocchio né rosso, solamente era un pochino schiacciato e per quanto la sua proprietaria se lo tirasse, non voleva svilupparsi in profilo aristocratico. La sola a badarci era lei, e il povero naso faceva quel che poteva per crescere un po'. Amy si disperava di non avere uno di quei bei profili greci e per consolarsene ne scarabocchiava delle facciate intere. Piccolo Raffaello la chiamavano le sorelle. Per il disegno aveva realmente attitudine e non era felice se non quando poteva copiare fiori, disegnare figurine di fate e di genietti, illustrare racconti con le sue curiose creazioni artistiche. I maestri la rimproveravano perché, invece di fare le somme, riempiva la lavagnetta di animali, copiava carte geografiche nelle facciate bianche dell'Atlante, di tra le pagine dei suoi libri uscivano dei momenti meno opportuni, svolazzanti foglietti con ridicole caricature dei maestri medesimi. Negli studi Amy se la cavava come poteva e riusciva ad evitare i rimproveri grazie al contegno esemplare. Le compagne le volevano un gran bene per il suo buon carattere e perché possedeva l'arte di piacere senza sforzo. Ammiravano le arie e i vezzi che si davano meno delle sue doti reali. Oltre a disegnare, sapeva suonare una decina di arie a orecchio e quando parlava francese pronunciava male appena i due terzi delle parole. Era commovente sentirla dire con quel suo tono di rimpianto: «Quando il babbo era ricco, noi si faceva così e così». E anche i paroloni difficili che l'affettava li trovavano molto fini. Insomma, Amy veniva un po' su come ragazza viziata, carezzata da tutti. Le sue piccole vanità e i piccoli egoismi crescevano anziché no. C'era una cosa però che la frenava, la sua vanità. Dovendosi adattare a portare gli abiti smessi di sua cugina Florence, la cui mamma non aveva per due soldi di gusto, Amy soffriva tanto allorché le toccava portare un cappello rosso anziché azzurro, delle vesti che non le andavano, dei grembiulini chiassosi che, si vedeva, non erano fatti sulla sua misura. Tutta roba di buona qualità, ben lavorata e appena un po' usata, ma il senso artistico di Amy ne soffriva molto, specialmente in quell'inverno che il vestito col quale andava a scuola era violetto cupo a circoli gialli, senza gli accessori intonati per completarlo. La mia sola consolazione, diceva a Meg con le lacrime agli occhi, è che la mamma, quando sono cattiva, non mi fa ogni volta una balza nella veste, come fa la madre di Maria Parks. Vedessi che orrore, cara mia, qualche volta, quando è stata molto cattiva, la veste non le arriva più in giù dei ginocchi. Quando penso a quella turpedine lì, ti assicuro che il naso piatto e il vestito violetto con le girandole gialle mi paiono rose e fiori. Meg era la confidente e la consigliera di Amy e per quella specie di attrazione strana che c'è fra i contrari, Joe era invece la confidente e la consigliera della mite Beth. Solo a Joe la timida fanciulla diceva i suoi pensieri e d'altra parte Beth, senza saperlo, esercitava più influenza sopra Joe, la maschiaccia, che chiunque altro della famiglia. Anche fra le due più grandi c'era molta confidenza, ma ciascuna di esse teneva sotto l'ala proprio una delle due piccole. E ciascuna a suo modo le vigilava. Giocare a fare la mamma, dicevano, invece delle bambole ormai messe da parte, ciascuna aveva la sorellina. Era l'istinto materno che c'è in ogni donna fin da bambina. C'è qualcuna che ha una storia da raccontare? È stata una giornata così grama che io muoio dalla voglia di sentire qualcosa che mi distragga un po', così diceva Meg quella sera sedendo a cucire con le altre. Oggi con la zia era divertente, me la sono goduta un mondo. Ora vi racconto, cominciò Joe, a cui piaceva molto raccontare. Stavo leggendo quel sempiterno Belsham e pian piano la mia lettura diventava come sempre un ronzio di Moscone. A quel ronzio lei non tarda molto ad addormentarsi e allora io tiro fuori qualche libro che mi piace e me lo divoro finché lei si sveglia. Oggi, però, mi stavo addormentando prima io, tanto che la zia mi domandò perché sbadigliavo a quel modo. Volevo forse inghiottirmelo il libro? Magari, rispondo io, così non se ne parla più. E
Il mio tono non era impertinente, ma sì. Lei cominciò un predicozzo sui miei peccati e mi disse che stessi un po' cheta a meditarci sopra mentre lei si perdeva per un momento. Quando si perde, ci mette del tempo a ritrovarsi. Sicché, appena la cuffia cominciò a pescare con la lenza come una dahlia che pesa troppo sul gambo, io pronta, tiro fuori dal grembiule il vicario di Wakefield e mi metto a leggere a tutta forza con un occhio al libro e uno alla zia. Ero proprio a quel punto che cascano tutti nell'acqua e io ero tanto presa dalla lettura che mi venne da ridere forte. Lei si sveglia e buona buona, forse il pisolino le aveva fatto bene, mi dice di leggergliene un po'. Ti voglio far capire quali sciocchezze tu preferisca a una lettura buona e distruttiva come Belsham. Lessi meglio che potei. E le piacque, però disse: Non capisco di che parla. Torna un po' indietro, figliuola, comincia da capo. E io tornai da capo, cercando di presentarle i primrose più interessanti che potevo. A un certo momento mi venne un'ispirazione maligna e le dissi, proprio in un punto emozionante: Signora zia, temo che questa lettura vi stanchi, devo smettere? Lei, pronta, raccolse il lavoro che le era caduto di mano, mi diede un'occhiata severa al di sopra delle lenti e secca secca come fa lei mi disse: Finite il capitolo e non fate l'impertinente, signorina. Le piaceva, eh? Domandò Meg. Sì, ma aspetta che lo riconosca, lei. Il fatto è che lasciò stare il vecchio Belsham e quando venni via, tornando un momento perché avevo dimenticato i guanti, la trovai così immersa nel vicario che non si accorse nemmeno del gran ridere e ballare che facevo io nell'atrio. Tempi migliori spuntavano, che bella vita potrebbe fare se volesse. Non mi fa mica tanta invidia il suo denaro. Dopotutto anche i ricchi avranno i loro pensieri, né più né meno che i poveri. Questo, disse Meg, mi fa venire in mente che ho qualche cosa da dire anch'io. Non è divertente come la storia di Joe, ma ci ho pensato molto mentre tornavo a casa. Dai King oggi ho trovato tutti sottosopra. Oh, e una delle piccole mi ha detto che il fratello più grande ha fatto una cosa molto brutta e il padre lo ha scacciato. Udivo la signora King che piangeva e il marito che alzava la voce, e grazie ad Elena, quando mi passavano vicine, guardavano dall'altra parte perché io non vedessi che avevano gli occhi rossi. Domande non ne ho fatte, si capisce, ma mi dispiaceva tanto per loro e mi consolavo pensando che io fratelli discoli che facciano cattive azioni e disonorino la famiglia non ne ho. Oh, per me una cattiva figura a scuola è molto più peggio di qualunque mancanza possa fare un fratello, disse Amy scuotendo il capo con aria di persona esperta della vita. Susie Perkins oggi era venuta con un bell'anello, una corniola rossa. Quanto mi sarebbe piaciuto averlo, come li invidiavo. Ebbene, Susie dopo fece il ritratto del signor Davis con un gran naso mostruoso e la gobba e una scritta gli usciva dalla bocca come un globo di fumo. Io vi tengo ben d'occhio, signorine. Mentre ci passavamo la lavagna ridendo, d'un tratto, egli ordinò a Susie di portargliela. Ci teneva d'occhio davvero. Susie era quasi polarizzata, ma dovette andarci. E sapete cosa le fece lui? La prese per l'orecchia, capite? Che orrore! E condottala sulla predella dove si va a dire le lezioni, la fece star lì mezz'ora, tenendo la lavagna in modo che la vedessimo tutte. Joe si divertiva un mondo. Ridevate, eh? Ridere, tutte mute come pesci. Susie finì col mettersi a piangere. Non la invidiavo, no, allora. Dopo un fatto come quello, nemmeno 1.000 anelli con la corniola sarebbero bastati per consolarmi di una mortificazione simile. Amy si rimise al lavoro, fiera della sua virtù e dei paroloni che era riuscita a far entrare nel racconto. Io questa mattina ho veduto una cosa che mi è piaciuta molto. Volevo raccontarvela a tavola, ma non me ne sono ricordata, disse Beth, mentre metteva un po' d'ordine nel caos che c'era sempre nel cestino da lavoro di Joe. Andavo a prendere le ostriche per Anna e dal pescivendolo ho trovato il signor Lawrence. Lui non mi vedeva perché stavo dietro un barile e lui aveva molto da fare col padrone, il signor Cutter. Entrò una povera donna con un secchio e uno strofinaccio e domandò se c'era bisogno di fare un po' di pulizia per guadagnarsi così un po' di pesce. I suoi bambini non avevano da mangiare e una giornata di lavoro non le era stata pagata. Il padrone aveva fretta e le disse di no, un po' brusco. La poveretta se ne andava, stanca e avvilita, ma il signor Lawrence, con l'estremità curva del bastone, incocciò un grosso pesce e glielo porse. Fu tanta la sorpresa e la gioia di lei che prese il pesce fra le braccia come un bimbo e non finiva più di ringraziare. Andate, andate a cucinarlo, gliele disse, e lei via, tutta contenta. Bello, eh?
E anche divertente era vedere come se lo abbracciava il pesce che voleva scivolare via e quante benedizioni gli mandava quel buon signor Lawrence. Quando ebbe finito di ridere col racconto di Beth, si volsero alla madre pregandola di raccontare qualche cosa a lei. La mamma pensò un poco e poi cominciò brevemente a dire: «In laboratorio oggi, mentre stavo tagliando i corpetti di flanella, pensavo al babbo molto preoccupata e dicevo fra me: come si rimarrebbe sole e senza risorse noi se gli accadesse una disgrazia? Su certi pensieri bisogna cercare di non fermarci, sì, troppo, ma questa volta non mi riusciva di mandarli via. Capitò un vecchio che portava un'ordinazione. Sedette vicino a me e si chiacchierò un poco. Era povero, stanco e preoccupato. Avete qualche figlio sotto le armi? Gli chiesi. Il biglietto che portava non era per me. Sì, signora, quattro ne avevo, ma due sono morti e uno è prigioniero, il quarto è malato in un ospedale di Washington. Lo andrò a trovare. Parlava posatamente, senza scomporsi. La pietà che mi aveva ispirato divenne rispetto. Voi avete fatto molto, signore, per la patria. Niente di più del mio dovere, signora. Ci andrei anch'io se fossi buono a qualche cosa, ma siccome è impossibile, offro i miei figliuoli e non chiedo nulla. A sentirlo parlare così animato, in tono tanto sincero e con l'aria così contenta, lui che aveva dato tutto ciò che aveva, io mi sono vergognata di me stessa. Non ho dato che una persona cara io, e mi pare tanto, mentre lui ne ha date quattro, e senza lesinare. Io a casa ho le mie quattro bambine, e sono il mio conforto. E lui ha l'ultimo figlio che lo aspetta, tante miglia lontano, e forse per dirgli addio. In quel momento mi sono sentita così ricca, così felice, così benedetta dal cielo, che ho fatto un bel pacchetto e gliel'ho dato. E anche un po' di denaro. E l'ho ringraziato di cuore per la lezione che mi dava. «Dinne un'altra, mamma», disse Joe dopo un momento di silenzio. «Una storia vera con la morale, sì, ma senza predica. Così mi piacciono a me». La mamma sorrise e cominciò subito. Erano anni che le raccontava le storie a quel suo piccolo uditorio e ne conosceva bene i gusti. Una volta c'erano quattro ragazze che avevano di che mangiare, bere e vestirsi. E poi tante comodità e tante cose belle, e amici buoni e genitori affezionati che le amavano tanto. Eppure non erano contente. Le ascoltatrici si scambiarono una timida occhiata in giro e si rimisero a cucire con grande applicazione. Queste ragazze avevano una gran voglia di essere buone e prendevano risoluzioni bellissime, ma cos'è, cosa non è, non riuscivano troppo bene a mantenerle. E sempre dicevano: «Ah, se ci fosse questo! Ah, se potessimo fare quest'altro», dimenticandosi che ciò che avevano era già molto e quante belle cose potevano già fare con ciò che avevano. Così andarono da una vecchia e le domandarono una formula magica per essere felici. E la vecchia disse: «Quando vi sentite insoddisfatte, pensate a tutti i doni che vi ha fatto la provvidenza e ringraziatela». A questo punto Joe levò la testa con un movimento vivace, come se avesse da dire qualcosa, ma vedendo che il racconto non era ancora finito, cambiò idea. Siccome erano quattro ragazze intelligenti, decisero di provarsi a seguire il consiglio e ben presto, con loro gran sorpresa, capirono quanto era bella la loro condizione. Una di esse vide che il denaro non bastava, per esempio, a tenere lontano dalle case dei ricchi il disonore e il dolore. Un'altra vide che, povera com'era, era sempre molto più felice con la sua gioventù, la sua salute e il suo buon umore, lei, in confronto di una povera vecchia debole e nervosa, che non poteva godersi le tante comodità che pure aveva. La terza comprese che c'è qualcosa che è più brutto di dover aiutare a preparare il pranzo ed è quello di doverlo chiedere per carità agli altri. La quarta, infine, imparò che non ci sono anelli di corniola che valgano quanto la buona condotta. E tutte e quattro d'accordo ne conclusero che era meglio smettere di lamentarsi, star contenti di ciò che avevano e goderselo, che cercare di meritarselo. Per non perderlo, anzi, perché crescesse. E credo che da allora quelle quattro fanciulle non ebbero più delusioni e non ebbero a pentirsi di aver seguito il consiglio della vecchia. «Brava mamma!» esclamò Meg. «Sei furba tu! Hai preso i nostri racconti e ce li hai appiccicati addosso. A ciascuna il suo, una predica, non una storiella ci hai dato. Le prediche così mi piacciono a me», disse Beth, pensosa, mentre rimetteva in ordine gli aghi nel cuscino di Joe, «come quelle del babbo. Io mi lamento assai meno di voi altre e starò attenta a lamentarmi ancora meno d'ora in poi. La grandezza e decadenza di Susie mi ha insegnato qualche cosa», disse Amy, la moralista.
La lezione ci voleva e non ce la scorderemo, disse Joe. E quando ce la scordiamo, tu, mamma, ci ripeterai le parole della vecchia Cleo nella capanna dello zio Tom. Bimbe, pensate un po' alla grazia che avete avuto. Joe rifaceva l'accento e la pronuncia della vecchia Chloe, la morale la sentiva anche lei e le faceva bene, ma a scherzarci un po' non avrebbe rinunziato, mai, Joe, a nessun costo.